Baila. 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 Scontro diretto tra Nardò e Francavilla sul Sinni, entrambe quindicesima e sedicesima a 15 punti in classifica. Il Calem, l'uomo simbolo, tocca il primo pallone. Nolè, lo scarico, uno contro uno con Stranieri, prova a rientrare, il pallone che rimane lì, il tacco all'indietro e c'è il vantaggio. Subito alla primissima occasione passa il Francavilla. Ci prova ancora, Calem è alto. Sono persi due minuti per battere un calcio di punizione. Qualche trattenuta, qualche sportellata, va Calem dentro, il colpo di testa che arriva di Stranieri e Caruso para a terra. Montaperto, zona tiro, lo prova Montaperto, primo vero squillo del Nardò con la conclusione di Montaperto in calcio d'angolo. Il pallone non è indirizzato ottimamente, passa Cancelli, Cancelli calcia su una disattenzione del Francavilla, ne approfitta, crocefisso Cancelli e fa 1-1, bravissimo il numero 11. Partita rimessa in piedi. Calem prova a calciare improvvisamente, centrale per Caruso, ma l'iniziativa c'è. Parte questa volta puntoriere, alto. Secondo tempo di Nardò Francavilla, risultato di 1-1. L'arbitro fischia, Calem parte, Calem, conclusione che sfiora l'angolino. La Danucci, zona tiro, lo prova, centrale Caruso. Cross, secondo palo, colpo di testa, pallone che rimane lì, ma si è alzata la bandierina. Annullato il gol. Corre Manfrellotti, ci crede, ma Caruso la fa sua. Caruso spinto, calcio di rigore per il Nardò. L'arbitro fischia la rincorsa di Calem, Calem spiazzato Caruso, 2-1 Nardò, ancora lui, sempre lui, Calem. Gol importantissimo e tanto di esultanza natalizia, ma davvero un'ingenuità del Francavilla. Prova a passare adesso, pallone che termina direttamente dalle braccia di Mirarco che deve tenerla lì, ma rimane in zona di Grandisca e prova ad aprire il campo, il cross che parte, pallone che rimane lì, Mirarco è preziosissimo. Parte Nolè dentro, allontanato il pallone, raccolto da Grandisca che si coordina, calcia Mirarco. Finisce qui, triplice fisco, il Nardò la ribalta nello scontro diretto, batte 2-1 il Francavilla. Si continua ad ingranare con i risultati consecutivi. Nardò strepitoso, grazie a un calcio di rigore di Calem e al pari di Cancelli che nel finale viene espulso, ma c'era un espulso anche per il Francavilla. Si esulta sugli spalti.